Ha ha ha.
Pessoa. O così mi hanno detto di essere. Diciamo che sono un attore e che sono venuto per divertirvi. Oppure, se vi piace, sono Pessoa che finge di essere un attore e che stasera interpreta Fernando Pessoa. Vogliamo il tuo nome! Il tuo nome completo! Fernando Antonio Nogueira Pessoa, nato a Lisbona nel 1888, il 13 giugno, festa della città. Non basta! Non basta! Nacqui da un padre e da una madre, come tutta l'altra gente, ma non ho mai avuto un'infanzia. Mai un'infanzia! Mai un'infanzia! Davanti a casa mia c'era un teatro, questo lo ricordo e posso testimoniarlo. Ed io lo guardavo dalla finestra, ma poi non c'è altro nella mia infanzia, perché io non ho voluto che ci fosse. Ripensie? Ne ho avute molte, tutte dentro di me, ben inteso. Ma le battaglie peggiori e le grandi tempeste... Le grandi tempeste! Silenzio! Le grandi tempeste, voi lo sapete, sono quelle che succedono dentro la nostra testa. A volte si scampa e più spesso si soccombe. Ed è per questo, del resto, che anche voi siete qui. Anche noi siamo qui! Non saprei dirvi se si tratti di dramma o di commedia. Voilà! Il mio autore su questo è reticente e questa è la mia personale tragedia. Che vivo entrambe le cose come fossero la stessa cosa, che non è né una cosa né l'altra. Il mio spettacolo sarà un fiasco, di questo almeno ne sono certo. Un fiasco! Un fiasco! Mi piacerebbe telefonare a Pirandello. Nel 31 è venuto a Lisbona. Di persona non ci siamo conosciuti, ma mi piacerebbe pensare che a te. Gli direi che lo chiamo perché amo le anime in pena, perché a lui interessano le anime in pena. A lui, a me, a gente come voi. Noi siamo delle anime in pena! Sì, delle anime in pena! Gli altri sono sani e con le anime in pena si divertono. Sono un poeta, sono un attore. E per questo costoro mi cercano. Ma poi, quando si stancano, girano il mio interruttore e vanno a dormire tranquilli. Viva! Viva un pupazzetto! Poeta pupazzetto, sei qui per farci ridere, per rivelarci l'anima, l'anima tua malata. Sono un poeta, sono un attore, ma la mattina mi sveglio, mi vesto, mi infilo le scarpe, esco per strada e sono come tutti, e per strada passano passanti, ed io li guardo e sorrido mentre passano, ed anch'io passo, ma nessuno mi nota, ma poi... Nella solitudine della mia stanza, apro le botole dell'anima, guardo nel buio dei sotterranei, ci sono topi, ruscelli di diamante, bellezze, miasmi, rancori, lo faccio per me, lo faccio per voi, perché ci vuole qualcuno che guardi, e questi sono i poeti che cercano le stelle in fondo ai pozzi. A volte vedo figure, ricordi, memorie vigliacche, oppure film assurdi di ciò che avrei dovuto essere e non fui. Appena lì i desideri che galleggiano come bestie morte. L'amore, l'ho conosciuto anch'io. Ah, l'amore! L'amore prese le forme di una ragazza. Era ridente, gentile, appassionata, con gli occhi birichini da quanto erano ingenui. Ed anche lei credette di amarmi. Ci davamo degli appuntamenti. Erano sempre dei luoghi in alto, sui belvedere di questa città. E intanto scendeva la sera. E noi stavamo appoggiati ai parapetti congetturando la vita che non avremmo avuto. Ah, l'amore! Spiegaci l'amore, poeta! Ti hanno mandato anche per questo! Cos'è l'amore? Potrei dirvi che è l'essenziale. E che il sesso è solo un accidente. Può essere uguale o differente. L'uomo non è un animale. È una carne intelligente, solo che a volte malata. Anche così non avrei spiegato l'amore, gli avrei solo detto dei versi del poeta che sto interpretando, di colui che fingo d'essere stasera, perché questa è la mia parte, di fare un poeta. Facci il poeta! Vogliamo il poeta! No,
No, se vi dovessi parlare come io sono davvero, come quest'uomo che non conoscete che si nasconde sotto questo costume, allora vi direi che l'amore... Allora parlaci dell'amore, poeta. L'amore è come un sogno da svegli. È un volere soltanto, senza sapere che cosa. È un riflesso lontano, un riflesso senza figura. E quando ci si avvicina, resta l'immagine appena. Come una fotografia incorniciata. Per fingere che ti amai e per parlare col tuo ricordo. Io dovrei essere con te, per le strade di una città esistente, vivere in verità questo momento col tuo te che tu sei di carne viva, stringerti fra le braccia come creatura col suo cuore che batte dentro al petto e con le vene, il sangue, il corpo. Il corpo. Il corpo. Questo stupido involucro che avvolge il nostro quasi niente. Sogni, estasi, nuvole, paure, principalmente. E poi, il silenzio notturno, la risata dell'idiota in fondo al buio, l'ombra che ci spia al varco e il gelo eterno più di noi, demente. Fratelli! Vorrei chiamarvi fratelli. Ma cosa mi lega a voi? Se non la venale finzione di essere qui a pagamento, di fingere di avere emozioni per il vostro diletto. Fingere, sempre fingere. Così è stata tutta la mia vita. Ed era quasi bello, se ci credevo davvero. Della nave, champagne a torrenti dopo la mia recita, e la luna, così arancione che sembrava far parte della scena. La luna sembrava far parte della scena! Della scena! Della scena! Poi dopo, dovevi in batteria a pensare all'infinito e il ciabattare nel corridoio della mia stanza d'affitto. Ho fatto tutte le parti. Il vigliacco, il ladro, la puttana, fino a toccare il fondo con questo contratto. Una recita in manicomio per pronunciare un monologo sconnesso e fingere che sono sublime. Ma la pazzia! Anche questa si impara. Se vuole
pazienza, elaborazione e un minimo di ironia per ridere di me, di voi e dell'impresario che mi ha mandato qui. L'impresario? Parlaci dell'impresario! L'impresario, sì! Figurarsi quel tipo, ha sempre navigato in varietà, ha spettacoli di vistacce, roba con battute pesanti, pubblico di marinai della città bassa, e ora ha messo in piedi questo intermezzo vendendolo al vostro direttore, dicendo che parlare di follia sarebbe terapeutico. Dunque, se mi state a sentire, questa sera dormirete più tranquilli. E il vostro direttore c'è cascato! ma bisogna capirlo, è un'anima semplice. La quiete! La quiete! Stanotte dormiremo tranquilli. Voi siete come le foglie degli alberi che la brezza più lieve fa tremare, appesi al filo del vostro attuale, senza misura del tempo. Non c'è quiete per voi, uomini oscurati, a tratti illuminati da lampi brevi. Le vostre miserabili estasi non prevedono nessuna quiete. Orgasmi, furori, melancolie, e io che dovrei farvi ridere? Volete ridere? Sì! Lo farò. Basta solo che mi mascheri se questo vi fa ridere. Schiavi di un ruolo e di una maschera. Ma non è ancora detto, perché tutto si può ancora cambiare. Visto che faccio un poeta, voglio recitare al soggetto, rifare me stesso come meglio mi piace. Sì, poeta, poeta, raccontaci la poesia. La poesia. Ma dov'è la poesia?
nei cuori, nei sassi, nell'erba. La cerco in ciò che è, anche nella materia. Ed essa è sola, opaca, indifferente. Ah, la poesia che consola! La poesia che consola del non sapere niente. Economica illusione di me, di voi e della luna. Voi credete di sentire che ciò che si sente esiste, che ha una sua natura, un suo posto nell'essere. Mi affaccio alla finestra. C'è la città. È il mondo. Moriremo di altra morte! Sarà più paziente, più bilbata! Non c'è niente che ci difenda dalla dispersione dell'Eterno! Pagheremo come un pulviscolo nel vuoto di questo universo! Pure coscienza intima di ciò che non siamo stati! E in questo ipotetico stadio che si chiama frattempo, cerchiamo la poesia! Sarà questo la poesia! Vivere il nostro frattempo! Questo intermezzo che ho registro stasera, solo perché voi mi tollerate e non avete nient'altro da fare. Questo intermezzo sta racchiuso nella vera commedia che ogni giorno recitiamo, che ci aspettano appena saremo usciti da questa stanza. Fermati! Attore, l'intermezzo non è finito! Non è finito! Volete forse credere a me? O volete credere a questo? Questa stupida idea è stata pagata a due soldi! Non c'è nessuna verità in questo stupido intermezzo! Se finto di recitare a soggetto, è solo perché non ricordo il copione. Il copione. Se mai c'è stato un copione, mi hanno consegnato pochi fogli, gualcini, pieni d'errori di battitura. Non so neppure chi è l'autore. Erano pagine anonime. Anonime, come me. E sono solo l'attore. E questo basta. È il mio nome. Visto che non sono nessuno. Nessuno! Eppure troppi! Ed anche questo è stato il modo di vivere la mia vita. Vivere tante vite, le più vite possibili. Perché la più nobile aspirazione è di non essere noi stessi. O meglio, è esserlo essendo altri. Vivere in modo plurale come è plurale l'universo. Per questo ci hanno rinchiusi. Che ci siamo dispersi. E tu stasera sei stato mandato per aiutarci. Sei stato mandato per aiutarci. Io? Sì. Quest'uomo meschino che finge per pochi denari con un guardaroba logoro e un compagno così mal ridotto che non è capace neppure di suonare una pianola. Ah, se sapeste eravamo all'audio della nostra carriera, eravamo una coppia affiatata, ma che dico affiatata? Una coppia perfetta! Su tutti i cartelloni i nostri nomi erano lettere cubitali! Sì, eravamo il duo! Sì. Il duo! Accidenti, non mi ricordo. Un duo qualsiasi, con un nome da duo, una cosa tipo... Tizio e Caio! Tizio e Caio! Tizio, naturalmente, ero io, perché facevo l'attore principale, e Caio mi faceva la spalla. Beh, con questo non voglio dire che non avesse talento, non sarei giusto. Davvero, a volte a fare da spalla ci vuole un talento sottile. Era un numero straordinario! Sì, straordinario! Una cosa davvero impareggiabile, una scenetta lampo, ma non c'era platea che resistesse! Senti, ti ricordi il nostro numero? Il cavallo di battaglia! Il cavallo, Il cavallo di battaglia! Pronti? Thank you.
Dai, vieni, che lo ripetiamo, forza. Dunque, tu facevi cieco anche allora, ed io facevo il sordo, mi pare. Beh, proprio due tipi comici che camminavamo lungo l'abisso! Lungo l'abisso! Era così, ti ricordi? Senti, qual era la mia battuta? Oh. Ah, lasciamo perdere, eh! Lo so che lo fai apposta, hai una memoria migliore della mia, ma non dici niente per vendetta! Perché a te ormai ti fanno fare il cieco. Del resto è l'unica parte che conosci. È inutile che tu faccia risentito, Lo so che sei geloso di me perché mi danno le parti principali. Ma almeno potresti pensare a tutto quello che io faccio per te. Ti vesto, ti lavo, ti porto a spasso, ti descrivo il mondo, sopporto la tua musica ogni sera. Senza di me tu non saresti nessuno. Staresti all'angolo di una strada a spendere la mano ai passanti. E poi, ti pare da invidiare, papà? Vorrei telefonare a Pirandello. Nel 31 è venuto a Lisbona per assistere alla prima del suo sogno, ma forse no. Di persona non ci siamo conosciuti, ma mi piacerebbe pensare che avvenne. Ma certo che mi ricordo! Eri la mia gallina! La mia povera gallina cieca dalla nascita! Dai, forza! Stasera mi andrebbe di mangiare una bella trippa! Una bella trippa alla parmigiana con un sacchetto, come intendo io! È un secolo che non mangio trippa! Ti ricordi quel ristorante anni fa? La trippa che faceva fu durante una tournée. La città non me la ricordo, ma il posto aveva un nome sublime! Aspetta, come si chiamava? Aspetta! Si chiamava... Il trippetto! Un posto che va proprio a pennello per uno come me, con le trippe sempre sguarnite. Beh, certo, non è che anche tu scherzassi, eh? Pure tu sei sempre stato pelle e ossa! Pelle e ossa! Ma dove vai? Gaio? Gaio? Ah, brutta maleducata! Ti darei lo schiaffone se tu non fossi cieca! Ma non era questa la battuta che cercavo. Ma falla ricordare. Saranno passati 30 anni. 30, 40, 50, un secolo direi. Mi sembra un secolo. Ma poi questa faccenda non c'entra con lo spettacolo di stasera. Mi piacerebbe telefonare a Pirandello. Nel 31 è venuto a Lisbona per assistere alla prima del suo sogno, ma forse no. Di persona non ci siamo conosciuti, ma mi piacerebbe pensare che avvenga. Ci saremmo incontrati in un caffè, al Martino de Arcada, per esempio, e ci saremmo scambiati delle storie scritte l'uno per l'altro, una sorta di omaggio aereo, fatto soltanto di parole. Perché per cose come queste non c'è posto nella scrittura. Sono certo che lo troverei ad Agrigento in questa torrida serata estiva. È sul terrazzo di casa sua che beve una granita di caffè. Mi risponderebbe la governante, e anche lui ne avrà pure una. Una vecchissima donna un po' selvatica che deve avergli voluto bene da bambino. Andrebbe a chiamarlo in terrazza. L'aria deve profumare di limone. Gli direbbe... Signorino Luigi, una telefonata per lei. Che cosa gli direi? Vediamo un po'. Potrei dirgli, tanto per cominciare, che mi succede spesso, ma non sempre, solo in alcune stagioni. Lo scorso autunno, per esempio... Allora, il giallo attuale delle foglie mi sembra che tracci nell'aria un'equazione, come dire, qualcosa di perfetto e di eterno. Come il binomio di Newton. Ma di un'immensità istantanea. Concreta e vegetale. Sono sicuro che farebbe un certo colpo, perché è proprio una faccenda intellettuale. E poi? Direi che raccolgo una foglia caduta nel giardino di San Pedro di Alcantara e me la infilo in tasca, come se riponessi, vediamo un po', ma sì, lo so che può sembrare strano, vediamo l'essenza morta delle matematiche! Delle matematiche! E poi prendo il tram che scende all'Ucchiato e mi fermo alla piccola osteria dove, per un calice di grappa, appare l'equilibrio formale della Venere di Milo in equilibrio sulle botti! Ah, caro Pirandello, direi... Vivere, equilibrio. E che stanchezza! Anche le cose, certo, devono sentire la stessa
la stanchezza. E forse la voglia di un perdono, di un manto umido e notturno che assorba gli enti vestiti che si incrociano. E anche i cani, che anche loro esistono. Sì. E poi direi che non dormo, che dormo male, con incubi. Quell'orecchio di un maestro solitario che sta dentro di me e mi ascolta. Insomma, una cosa così, tanto per cominciare. E allora lui mi direbbe... Lo sapete cosa direbbe? Pronto? Parla Luigi Pirandello. E io non gli direi che sono l'attore. L'attore mancato di una sua commedia. No, 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 no. Ma perché raccontargli che sono un attore sconosciuto che avrebbe voluto recitare in una sua commedia e che invece ha fatto soltanto vaudeville o poveri spettacoli da fiera? No, 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 no. Gli direi un'altra cosa. Direi... Buonasera, signor Pirandello. Sono Fernando Pessoa. Molto piacere di sentirla, direbbe Pirandello. Molto piacere di sentirla, direbbe Pirandello. Le telefono dal manicomio di Cascais, direi. E lui... A cosa devo il piacere della sua telefonata? A cosa devo il piacere della sua telefonata? Avevo voglia di parlare con lei. È l'ultima estate della mia vita. Come lo sa? Mi chiederebbe Pirandello. Come lo sa? Mi chiederebbe Pirandello. Ho fatto il mio oroscopo! Io invece morirò nel 36, mi direbbe Pirandello. Io invece morirò nel 36, mi direbbe Pirandello. E io direi che lo so. Che è stata Madama Pace, perché ogni domenica mattina lui riceve i suoi personaggi. E poi direi che io comincio ad essere dappertutto. Ed è una strana sensazione, non so se è il prologo di una morte o di un'altra specie di vita. E poi direi che forse succede anche a lui lo stesso. Succede anche a me, in effetti, direbbe Pirandello. Sì, lo sapevo che succede anche a lui. Ne ero certo. Perché non entrano tante anime in un solo corpo. I personaggi sono impazienti, si affollano alla nostra porta, esigono spiegazioni. E poi direi che a volte sono io che incalzo i miei personaggi. Li tiro per la giacca per obbligarli a girarsi, per sapere chi sono. Silenzio! Non sentite anche voi? C'è un'interferenza, un segnale. Qualcuno ci sta avvertendo che la comunicazione sta per cadere. Pronto? Sono Fernando Pessoa. Va bene, direttore, lo so che dobbiamo andare via, ma mi lascia almeno il tempo di dire come si deve. Diciamo come mi pare. O pretende di insegnarmi il mio mestiere. Di commedie ne ho fatte tante e lo so io come sono i finali. Vogliono spegnere la luce senza darmi la possibilità di dire a Pirandello che lo spettacolo si va per finire. Lo spettacolo sta per finire. Sarei costretto a dirgli così. Caro Pirandello, lo spettacolo sta per finire. E allora direi addio. Addio, caro Pirandello, ci vedremo certamente dopo. Arrivederci, caro Pessoa, ci vedremo certamente dopo. Arrivederci, caro Pessoa, ci vedremo certamente dopo. Thank you.
Bravo Savino! Dio lo bendiga. È piaciuto!